Alessandro Annetti, vincitore della corsa campestre sulle orme del Fantasma Memorial Walter del Serio qui a Castello di Sorci. Una corsa bella, un finale entusiasmante per te. Sì, è stata molto, molto combattuta. Diciamo che in testa ero io, Lanzi e Cardelli, ce la siamo giocata fin quasi alla fine. È sempre bello vincere una gara dove viene combattuta fino alla fine. Si arriva molto stanchi, però la soddisfazione è tanta. Anche perché il percorso era difficile, poi con le condizioni del tempo, con l'acqua che è venuta, ancora peggio. Sì, l'acqua che è venuta, poi mi sa che questa mattina era un po' ghiacciato, quindi con il sole si è sciolto, era veramente impraticabile. Anche con le scarpe chiodate era molto difficile, anche perché in alcuni punti il piede affondava fino alla caviglia addirittura. Per te che sei uno specialista delle gare su strada, questa che tipo di gara è stata? Beh, le campestre alla fine sono una specialità che le facciamo a gennaio, febbraio, anche primi di marzo, e comunque sia è una gara che è preparatoria anche per le gare su strada, potenzia molto la muscolatura e poi insomma ci divertiamo comunque, noi basta gareggiare. Anghiari ti ritrova protagonista perché anche la scorsa estate ti sei aggiudicato la gara angharese. Sì, mi piace Anghiari, anche Castello di Sorci l'ho vinta se non sbaglio 3 anni fa, quindi mi piace tornare anche dove ho vinto e diciamo ripresentarmi alla testa. Una bella tripletta per voi dell'Unione Polisportiva Polisciano, raccontaci anche quelli che saranno i prossimi impegni personali di squadra. Sì, dai. Siamo io, Simone Lanzi e Cardelli Giuseppe che il 9 di marzo andremo a campionati italiani a Vicenza di corsa campestre. Diciamo che è il massimo appuntamento per noi, i cross sono molto ambiti, ci siamo qualificati, siamo arrivati secondi in Toscana come squadra, quindi andremo a rappresentare Arezzo, speriamo nel migliore dei modi.